L'immigrazione è un fenomeno complesso che deve essere governato. E allora governato come? Certamente occorre che ci siano degli interventi di partenariato con i paesi di partenza dei flussi, però dall'altra parte dobbiamo anche pensare a quelle che sono delle forme legali di flussi, che possono essere i corridoi umanitari o anche il decreto flussi, che secondo me noi dobbiamo rivedere in termini di quote, perché io ho ritenuto che il limite di 30.000 sia un limite molto troppo basso, che in una sola giornata con un click veniva esaurito. Bisogna avere un sistema, infatti noi abbiamo adottato una norma per cui abbiamo eliminato questo limite di previsto, in modo da poter essere liberi di intervenire secondo le esigenze, perché una migrazione regolare fa sì che ci sia anche un maggior controllo da parte delle forze di polizia, perché avremo le persone che vengono individuate, che vengono diciamo, di cui sappiamo nome, cognome e indirizzo, quindi anche da un punto di vista di sicurezza dei territori è importante, insieme ad un processo di integrazione, perché la sicurezza va di pari passo a quello che è i principi di integrazione. La Spagna è completamente diverso dal caso italiano, perché là è un enclave. E se voi sapete che cos'è un enclave, sì, comprenderete bene. Però è il sistema di arrivo e di collocazione dei militari, perché quando hanno detto che dovremmo noi fare come fanno in Spagna, dico, noi purtroppo quando si tratta di frontiere marittime e di vie, cioè, è completamente diverso, non si può governare con un sistema come quello della Spagna. Quindi là sono accordi risalenti in gli anni passati, come noi abbiamo il nostro accordo con la Tunisia, con numeri diversi, ma anche noi abbiamo un accordo che ha consentito a noi di rimpatriare più, già adesso considerate, noi ne facciamo 80 a settimana. Quindi voglio dire, lì ovviamente c'è stata una situazione specifica come enclave, perché c'è stata una questione più di carattere politico, diciamo, di allentamento dei controlli da parte del Marocco. Quindi vorrei dire, non confondiamo quelli che sono due aspetti che non possono essere parificati, perché ripeto, là è come se fosse un territorio marocchino che però è un territorio spagnolo, quindi è proprio l'impostazione che è diversa, e poi i controlli ovviamente anche loro non possono essere poi i controlli necessari, proprio perché avere immediatamente 10.000, 15.000 persone nel giro di pochi giorni, effettivamente l'imposto così ridotto dava problemi. Sono le riammissioni, e questo è quello che hanno fatto, sono le riammissioni. Anche noi abbiamo degli accordi di riammissione con i paesi, per esempio la Slovenia, dico per dire, perché là noi abbiamo per esempio i militari, là ce ne abbiamo noi dei militari, perché è frontiera terrestre, perché la Slovenia è un paese anche europeo, abbiamo degli accordi, possiamo fare delle ammissioni, e secondo gli accordi delle ammissioni non è che ci sono numeri, c'è scritto che entro 10 ore dal rintraccio si possono restituire.